Bentrovati con la seconda parte del nostro TG. Andiamo ora a Sassari. Una delegazione di parlamentari del PD questa mattina nel carcere di Bancali ha fatto visita ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che da quasi 90 giorni è in sciopero della fame. La vicenda sta diventando un caso nazionale. Il servizio. A pochi giorni dalla visita del garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, per verificare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, anarchico abruzzese che da quasi 3 mesi porta avanti lo sciopero della fame contro l'applicazione del regime del 41 bis, stamattina nel carcere sassarese di Bancali è arrivata una delegazione del PD formata dalla capogruppo alla Camera Deborah Serracchiani, dai deputati Silvio Lai e Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, e del senatore Walter Verini. La vicenda di Cospito sta facendo molto discutere in tutta la nazione. Anzitutto è la prima volta che il regime del carcere duro viene applicato a un anarchico e in secondo luogo in molti sostengono che il 41 bis sia sproporzionato rispetto ai reati commessi da Cospito, condannato per strage politica per aver piazzato 2 pacchi bomba a Fossano davanti alla scuola allievi dei carabinieri. Nell'attentato non ci furono morti né feriti. Pensiamo che fosse necessario verificare quali fossero le condizioni di salute di questa persona, anche ascoltarne evidentemente le ragioni, come facciamo del resto visitando le carceri in giro per il paese. C'è poi un tema legato alla pena, su cui ovviamente pensiamo noi almeno che ci sia un articolo 27 della Costituzione che va applicato fino in fondo. Il caso specifico pone un problema di carattere più generale, cioè la effettiva funzionalità del 41 bis rispetto a reati che sono parzialmente diversi rispetto a, come dire, a quelli che hanno generato questo strumento amministrativo. Ovviamente lui rimarca le ragioni della sua protesta, ritiene che sia irragionevole che a lui venga applicato il 41 bis, pena che è stata applicata e che comunque è sottoposta anche alla Cassazione, quindi attendiamo quello che succederà. Intanto già questo è un segno che la politica, che ha dei compiti e dei doveri di sindacato ispettivo negli istituti penitenziari, anche così fa il suo dovere. Sono stati identificati e denunciati gli autori dei commenti offensivi sotto il post della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, ritratta in una foto con le sue medaglie. La Polizia di Stato ha individuato 12 utenti della rete e tra questi un trentenne residente in Sardegna. Secondo le accuse, i commenti sarebbero stati diffamatori e sessisti e l'atleta amareggiata aveva deciso di denunciare rivolgendosi alla Polizia Postale di Savona. La DSP del Mare di Sardegna nel bilancio 2023-2025 ha confermato investimenti per quasi 100 milioni sul porto Isola Bianca di Olbia, tra lavori su fondali, cold ironing e sostituzione delle palme sul viale di ingresso del porto per questioni di sicurezza. Sentiamo il servizio di Gian Domenico Mele. Con il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, l'autorità di sistema portuale della Sardegna conferma gli investimenti sul porto Isola Bianca di Olbia. Su Olbia gli investimenti complessivi, dei quali la gran parte nel solo anno in corso, si aggireranno intorno ai 97 milioni di euro. Intervento contingente di assoluta necessità riguarderà i lavori per la posa in opera nel viale di Isola Bianca del porto di Olbia di 43 esemplari di palma Phoenix dactilifera, al fine di sostituire quelli ormai compromessi nella stabilità e quindi pericolosi per la viabilità portuale, per una cifra di oltre 750.000 euro. Sempre ad Olbia verranno finanziati i lavori di escavo per consentire attracchi a quota meno 10 metri, nonché per l'approfondimento della canaletta di accesso a meno 11 metri e per la realizzazione di un piazzale nell'area sterrata antistante il porto Cocciani. A questi interventi strategici si affiancheranno quelli altrettanto importanti legati all'elettrificazione delle banchine dell'Isola Bianca insieme agli impianti Shore to Ship Power previsti anche a Golfo Aranci. L'autorità, proseguendo nella politica di infrastrutturazione e di manutenzione già avviata nel biennio precedente, ha infatti portato a 612 milioni di euro il portafoglio complessivo dei propri investimenti, prevedendo di stanziare quasi 275 milioni di euro per gli anni 2023-2025 con un'iniezione di liquidità già solo nel primo esercizio di riferimento di ben 109 milioni complessivamente per tutti i porti sardi.
Sono state trovate altre crepe in una palazzina adiacente a quella sgomberata nei giorni scorsi in via Dettori a Cagliari, nel quartiere della Marina. La segnalazione è arrivata stamattina ai vigili del fuoco. Già 14 numeri civici tra abitazioni e locali commerciali sono stati evacuati per il pericolo di crolli nei palazzi tra piazza Mario Aramo e piazzetta Savoia. I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare l'entità delle lesioni e il comune vuole capire come intervenire nel più breve tempo possibile. Non è improbabile che possano esserci nuovi sgomberi. In 10 anni caleranno valore aggiunto e redditi. A lanciare l'allarme la CNA Sardegna con un report sull'evoluzione demografica e sul calo occupazionale nell'isola. Si rischia un calo del reddito pro capite del 6,4%. Tatiana Picciau da UTG. Nei prossimi 10 anni la Sardegna vedrà calare valore aggiunto regionale e redditi e lo scenario attuale mostra già i primi dati preoccupanti. Attualmente ci sono 270.000 sardi che si sono dichiarati totalmente disinteressati al lavoro, molti di più rispetto al dato medio nazionale. È quanto emerge dall'ultimo report del Centro Studi della CNA Sardegna che oggi lancia l'allarme. Secondo l'associazione artigiana, tra il 2011 e il 2021 nell'isola la popolazione in età compresa tra i 15 e i 64 anni è diminuita di 110.000 unità, contrazione di oltre il doppio del dato registrato a livello nazionale. E sull'occupazione solo il 49,5% delle donne tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro. Per il segretario regionale della CNA Sarda, Francesco Porcu, senza politica del lavoro e misure contro lo spopolamento, la situazione è destinata a peggiorare. La Sardegna avrà di fronte un processo di impoverimento generale. Pensiamo al valore aggiunto che verrà decurtato del 16%, passerà dai 29,2 miliardi ai 24,7 miliardi. Così come la ricchezza pro capite che subirà una contrazione del 6,4%. Secondo lo studio, in Sardegna, ancor più che in altre regioni italiane, le trasformazioni della struttura per età della popolazione avranno un rilevante impatto sul mercato del lavoro e più in generale sul potenziale di crescita del sistema produttivo e sulla sua capacità di generare ricchezza. Andiamo di fronte a un periodo veramente complicato. Per poter riallineare il nostro sistema a trend sostenibili, la base occupazionale attiva dovrebbe aggirarsi intorno al 67%, quella attuale del 53%. Torniamo ancora a Sassari, dove sono partiti i lavori di riqualificazione del mercato civico. Le opere saranno completate entro 2 anni e mezzo con una spesa di 6 milioni e mezzo di euro. Il servizio. Mercato civico di Sassari al via i nuovi lavori. Hanno preso il via nei giorni scorsi, infatti, le operazioni di riqualificazione di una struttura che ha sempre rappresentato l'anima della città, in particolare del suo centro storico, ma che dopo la trasformazione che si è conclusa nel 2012 non è mai stata apprezzata più di tanto, sia dai clienti che da chi ci lavora. In realtà il cantiere poteva partire qualche giorno prima, ma abbiamo voluto attendere la fine delle festività per non intralciare il traffico in un nodo nevralgico della città. Ripartiamo e riqualificando la parte Liberty più antica del nostro mercato, facendola rivivere così come nella nostra memoria, ma adeguata ai tempi e quindi anche con una zona ristoro e soprattutto cercando di uscire da quella zona sottostante del mercato che tanti problemi ha dimostrato, criticità, insoddisfazione, poca appeal anche per gli acquirenti. Quindi poi avremo modo anche di capire come riqualificare questa zona, ma la zona del mercato Liberty avrà anche la possibilità di avere continuità con la piazza al momento abbandonata in maniera importante e che anch'essa verrà riqualificata, anch'essa verrà destinata alla fruizione e alla ristorazione. L'opera potrà essere realizzata grazie a un finanziamento di quasi 6 milioni e mezzo di euro ottenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo. I lavori dovrebbero durare al massimo 2 anni e mezzo. Linea ora alla regia per una breve interruzione pubblicitaria.